Prima di andare a pranzo abbiamo un intervento extra che verrà letto da Franca Mazzei, perché Jonathan Bazzi, che purtroppo è ammalato, doveva venire ieri, non può venire neanche oggi, e Franca leggerà il suo intervento, il suo scritto, prima di andare a pranzo. Ah, sì, certo. Bene. Cerca la foto di immaginando Emiliana. No, ma forse ce l'ha, non c'è bisogno di girare niente. Allora, prima di avviarci verso, come dice la nostra Daniela, la merenda, presentiamo questo contributo che purtroppo non abbiamo potuto avere in presenza, ma vedrete dal suo testo quanto è bello, quanto è ricco, quanto è sentito anche con il cuore, con le emozioni, questo intervento. È un intervento di Jonathan Bazzi, scrittore milanese dei Gemelli, giusto Frank? Yes. Che ha esordito nel 2019 con un libro di grande successo, Febbre per la Fandango, romanzo finalista al premio Strega successivo. Nel 2022 ha pubblicato poi Corpi minori per Mondadori. Praticante di yoga e appassionato di astrologia, si è formato con Franca Mazzei e con la Scuola Aria, collabora con quotidiani e riviste, tra cui Sette, Corriere e Domani. Lo leggo a nome di Jonathan Bazzi, che a cui dispiace moltissimo non esserci, perché è davvero, come sentirete da questo suo intervento, un grande appassionato di astrologia morpurghiana. E il titoletto che lui ha messo è questo: sospesi in qualcosa di immensamente più grande, ma non del tutto ineffabile, sul mio rapporto con l'astrologia morpurghiana. Non ricordo con precisione quando ho iniziato ad appassionarmi di astrologia. Una vaga attrazione c'è stata sin dall'infanzia. Mia nonna Nuccia, commessa alla UPIM da giovane e impiegata negli uffici del gruppo Rinascente quando l'ho conosciuta io, conservava sulle mensole del suo appartamento a Rozzano, tra i romanzi di Isabella Allende e la saga sul faraone Ramses, alcuni volumi anni 70 e 80, dalla grafica suggestiva di cui non ricordo né titolo né autore. Li sfogliavo affascinato dai glifi e dalle illustrazioni, non capendo assolutamente nulla. Crescendo e avendo a che fare con i primi slanci introspettivi e i primi interrogativi esistenziali, a poco iniziai ad accorgermi che il mio segno, i Gemelli, era in profondissima sintonia con le questioni per le quali mi esaltavo e dannavo. Forse il primo incontro con Lisa Morpurgo è avvenuto così. Vagando su internet, devo essermi imbattuto nei brevi videoritratti dei 12 segni che saltano fuori facilmente sul motore di ricerca di YouTube. Mi colpì profondamente il piglio affabulatorio di quella specie di zia brillante e caustica, dal forte accento milanese, e cominciai a consigliare quei video ad amici e parenti, arrivando anche a proporli durante pranzi e cene.
Il risultato fu sempre quello di contagiare anche loro col mio entusiasmo per quella magnetica signora in poltrona, capace di legare insieme nei suoi discorsi eleganti la psicologia e il mito, i cicli naturali, la letteratura e la scienza, offrendo all'ascoltatore affondi ficcanti e spesso ironici che si imprimevano inesorabilmente nella memoria con un misto di simpatia e di emozione. Ho iniziato a prendere sul serio l'astrologia solo in seguito. 5 o 6 anni fa ho cominciato a seguire in maniera un po' confusa i primi corsi e mi sono accorto che questa disciplina si dice in molti modi, che esistono tante scuole, tradizioni, tecniche e che i diversi approcci generano spesso tra di loro piccole o grandi antipatie e rivalità. Data la mia indole curiosa, incline all'indecisione e alla dispersione, sempre dovuto al fatto che sono nato il 13 giugno e con una luna in Ariete che aumenta l'amore per il nuovo e le accensioni di un momento, e l'opposizione Sol-Urano che mi rende facilissimo tagliare e ricominciare. Detto ciò, forse sarei finito sopraffatto da tutta questa varietà di scuole astrologiche se non fosse scattata nei confronti di Lisa Morpurgo una dedizione speciale e quasi incondizionata, che ha confermato e approfondito il richiamo carismatico dei primi video scoperti in rete. D'altronde l'unico punto di vera stabilità del mio tema è una provvidenziale Venere in Toro, in decima casa, proprio congiunta al mezzo cielo. Spesso mi è capitato di trovare in figure femminili delle maestre, reali o virtuali, che mi hanno offerto un'ancora sentimentale nel marasma tutto aria e fuoco del mio cielo di nascita. A margine non posso non notare poi che Lisa, tra l'altro, era proprio del Toro e aveva lavorato nell'editoria che sta in casa decima. Dell'astrologia morpurghiana mi hanno colpito e continuano a colpirmi molte cose. Qui citerò solo la sua natura dialettica e narrativa. Per come la vedo io, lo schema di domicili ed esaltazioni di Morpurgo, così nitido, accurato e parlante, dà vita ad un corredo di qualità che, avvicinandosi e allontanandosi tra loro, mescolandosi e distinguendosi, producono le cose che amo di più: la caratterizzazione di persone, personaggi, e quindi lo sviluppo di storie. Il codice zodiacale a base 12 è per me soprattutto una grammatica per vivere, capire, interagire, per capire il miscuglio interno e speciale che rende la persona che ho di fronte la persona che è. L'impianto simbolico messo a punto da Morpurgo mi pare sempre più come una grande disciplina simile a uno strumento musicale. La combinazione individuale data da valori e aspetti del tema nel suo insieme forma come degli accordi, una sinergia armonica o dissonante che non si finisce mai di comprendere, interpretare, assemblare e scomporre. Una specie di ars combinatoria che taglia trasversalmente i regni dell'essere e mette in comunicazione l'umano e il non umano, le piccole storie personali e le grandi vicende sovraindividuali, la persona e il cosmo. Lisa Morpurgo la metto tra i grandi sistematici innovatori del pensiero, nati tutti sotto il segno del Toro, come Marx e Freud. Anche lei fu animata da una laboriosità teoretica miracolosa,
una capacità di accumulare fenomeni ed esperienze per dare vita ad un sistema nuovo e per così dire totale, un sistema mondo che ha cambiato per sempre il panorama astrologico preesistente. Non è possibile farlo se non si è provvisti anche di una forte immaginazione, altro elemento che mi appassiona nell'opera di Morpurgo. Immaginazione come un vedere oltre, vedere di più. Basti pensare allo zodiaco B e ai pianeti transplutoniani, ma anche come facoltà che crea immagini. E l'astrologia morpurghiana è infatti per me anche un serbatoio eccezionale, non solo per pensare, ma anche per immaginare, per coniugare visibile e invisibile, espandendo i confini di ciò che abbiamo sotto gli occhi, i confini del nostro mondo. A dispetto di chi dice che l'astrologia crea i pregiudizi, incasellando le persone nel loro segno zodiacale, io devo riconoscere che da quando la studio ho imparato a essere più paziente nei rapporti interpersonali, spostando l'attenzione dalle mie reazioni estemporanee al quadro generale in cui vengono messi in gioco elementi oggettivi, al cospetto di segni, case, pianeti, facilmente sospendo la reattività dell'utilità e dell'orgoglio, il facile asserragliarmi, attaccare o andare sulla difensiva, e cerco di capire, provando a sintonizzarmi sulle frequenze simboliche dell'altro e della nostra interazione, spesso virando verso un vissuto interiore di maggiore leggerezza. L'astrologia continua a modulare la mia prospettiva sulla vita e sugli esseri umani, e questo percorso non sarebbe mai stato possibile se non avessi incontrato sulla mia strada gli allievi diretti o indiretti di Lisa Morpurgo, le persone che negli anni si sono fatte custodi delle sue ricerche online e offline. Ho studiato filosofia e mi riconosco nel metodo socratico. Amo leggere, ma per imparare davvero, per metabolizzare e fare mio, mi è essenziale avere a che fare con i discorsi, le parole incarnate, incorporate, la lingua viva. Perciò sarebbe stato difficilissimo, forse impossibile, dar seguito alla mia fascinazione per Morpurgo se non avessi avuto modo di conoscere e seguire il lavoro didattico e non, in particolare di Massimo Michelini e Franca Mazzei, con i quali continuo a studiare e dai quali traggo ispirazione nel rendere l'astrologia una materia calata nel mondo e nella tridimensionalità, non immune da contraddizioni e punti ciechi delle vicende umane. A loro vorrei esprimere la mia gratitudine, visto che non mi è possibile dire grazie direttamente a Lisa, questa pioniera lucidissima e insieme un po' magica, di quella magia che non passa per la suggestione o la manipolazione, avendo piuttosto a che fare con quell'atteggiamento che uno dei miei filosofi preferiti, Max Scheler, associava alla definizione di riverenza, ovvero la possibilità nel seguire, la disponibilità nel seguire i fili che prolungano ogni cosa nell'invisibile. Qui concludiamo che questi fili abbiano una loro logica precisa e appassionante, degna di essere conservata, osservata e messa in parole, è una delle scoperte di Lisa Morpurgo, senza dubbio una delle più grandi e originali intellettuali italiane del secolo scorso, la cui eredità continua a vivere e a generare, che lo si riconosca apertamente o meno, un flusso costante di nuove sorprendenti intuizioni sulla nostra natura di esseri sospesi in qualcosa di
immensamente più grande e misterioso di noi, ma non per questo del tutto oscuro, non per questo destinato a restare del tutto ineffabile. Bene, c'è qualche commento, non possiamo avere purtroppo la risposta di Jonathan, non la possiamo ricordare però, per discutere noi. No, molto bello. Molto bello, sì, veramente. Davvero, io mi ci sono ricordato le cose che ha detto. Sì, no, ci possono essere. Scusa, puoi alzare la voce? Sì, sì, no, ho detto che secondo me è stato molto bello e toccante. E probabilmente lui avrà circa la mia età, è ragazzo, io sono l'82, e anche le sensazioni che ha trasmesso, cioè la ricerca del sostituto del materiale su Lisa, il fatto che magari non era semplice reperire le informazioni, ma questa persona comunque quando, nei suoi video quantomeno ce n'è una. Io mi ricordo, li avevo commentati molti anni fa, c'era alcuni tratti di video dove mancava l'audio, purtroppo non si sentivano solo alcuni segni, però era una cosa che l'ascoltavi e ti rapiva, era un, cioè davvero una persona che aveva qualcosa di speciale, e da lì poi la fatica nel reperire i libri, perché io all'inizio ho fatto fatica a trovarli, però è bello come lui trasmetta quello che per lui è l'astrologia, e mi ci sono rivisto abbastanza, nel senso che è una cosa che ci permette di anche fare un'analisi su noi stessi, e chiaramente io su tantissime cose che ho sentito in questi giorni non sono in grado assolutamente neanche di avvicinarmi, però è bello per l'essere umano, secondo me, se ci fosse più consapevolezza del fatto che dall'astrologia si possono ricavare tante cose per noi per migliorare la nostra vita anche. E anche l'autocritica che fa lui, magari ho degli atteggiamenti magari aggressivi o mi chiudo, invece se tu conosci certi aspetti del tuo tema natale ci puoi anche lavorare sopra e cercare di smussare degli angoli che abbiamo di rigidità. Sì, e se conosci anche magari il tema dell'altro ti è più facile entrare in empatia, no? Che non vuole dire simpatizzare, ma guardare il mondo come lo guarda lui, no? E io devo dire una cosa da sua docente, che a me ha molto colpito come Jonathan si pone all'interno delle lezioni che facciamo, perché voglio dire, lui è un intellettuale, uno scrittore famoso, certo non è più un ragazzino, ed è tra i miei allievi tra i più ligi, cioè lui è uno che fa sempre tutti gli esercizi, fa sempre tutti i compiti, ci tiene a restare al passo, potrebbe andare, sai, quando hai una mente aperta, magari il primo livello, perché lui ha fatto con me il primo, adesso sta facendo qualcosa, ti può sembrare una banalità, sei già oltre, che vuoi sapere, invece lui ha capito benissimo che per arrivare al decimo piano devi sedimentare bene le fondamenta, e si è, diciamo, proprio incanalato in questo studio come uno scolaro modello. Poi certo con la sua intelligenza, con la sua capacità di darti spunti, stimoli, quindi è anche un piacere. Poi ho molto apprezzato il paragone che io non avevo mai fatto, e che però è interessante che lui fa, Lisa Morpurgo, Marx e Freud, tre grandi toro, no? Che hanno creato delle scuole. Quindi con questa capacità, no, di raggruppare un gran numero di persone che si riconoscono, di creare un mondo, un movimento, e quindi questo potere, questa potenza del toro illuminato, che è il contrario del toro becero chiuso nel suo orticello, no? È proprio l'opposto. C'è il toro che sta a diventare l'opposto di quello che
no? Dell'iconografia classica. Non dimentichiamo che il toro è il capofila del secondo zodiaco, quello di Libra, Saturno, B. Quindi voglio dire, non è il caso neanche questo. Sì, allora ragazzi, adesso andiamo a fare la pappa. Un attimo, vi voglio dire una cosa. Per chi non l'avesse fatto, fuori ci sono, a parte gli atti, se li volete acquistare, ci sono anche vecchi atti dei nostri congressi. Qualcuno ieri, con qualcuno di voi che non ricordo perché sono la smemorata di collegio, ho parlato di quella mia ricerca sul gemello che non ti aspetti. E ho scoperto che quella ricerca è sul numero degli atti del 2013 di Aria e parla della gemellanza perfetta tra una mia allieva e un serial killer e di quel che ne venne fuori, ed è molto interessante. Bene, buon pranzo!